C'è tanta soddisfazione da parte dell'Associazione Salvatore Cattafi per l'opera teatrale Classe di Ferro andata in scena al Teatro Vittorio Currò di Barcellona Pozzo di Gotto. La storia ha toccato il cuore degli spettatori, facendoli immergere nel problema, a tutt'oggi irrisolto, della grande solitudine degli anziani. Obiettivamente devo dire che i riscontri che abbiamo avuti sono stati molto molto positivi. Essendo riusciti, almeno a detta da tutti quelli che ci incontrano, a trasmettere quello che era il nostro messaggio di base, cioè dare un'attenzione maggiore alle persone della terza età, alle persone che vivono e vivono male l'avanzare degli anni e il loro essere anziani. Anche perché attraverso il teatro si mandano messaggi. Questo senza dubbio. Abbiamo scelto questo testo di Aldo Nicolai, che anche se risale agli anni 70 quando è stato scritto, questo autore italiano, torinese, non molto noto in Italia ma notissimo all'estero invece, ma d'altronde nemmeno profeta in pratica, abbiamo scelto questo testo proprio perché riusciva a mettere in luce e a scavare totalmente quelle che erano i dolori, il sentire male e il vivere male, il cambio dall'attività lavorativa, dalla vita lavorativa a quelle che sono a quello che è l'essere pensionati, vivere a seguito della famiglia e con la famiglia, perdere in un certo qual modo la conduzione familiare e ridiventare figli e dipendenti dai propri figli. L'Associazione Teatro, Arte e Cultura Salvatore Cattafi, che cresce anno dopo anno. Grazie del complimento, in effetti siamo arrivati alla 33esima edizione della rassegna teatrale. Ben poche rassegne in provincia raggiungono questi numeri. Forse noi altri siamo stati quelli che in tutti questi anni siamo riusciti a mantenere acceso il lumicino del teatro in questa fascia tirrenica che per troppi anni non ha avuto questa finestra culturale, il teatro. Quest'anno continuiamo con la rassegna e il prossimo spettacolo, come vedete alle mie spalle, è questo, Tipi. Tipi l'abbiamo appena fatto, è una rassegna di opere cantate dal vivo da un gruppo di cantanti lirici, e andrà in scena domenica 30.